Luce infinita che ridona calù. Speranza per chi non riesce che a sperà. Perdona per chi non sa perdonare. Allora boom boom boom, appicci sto cuore ancora boom boom boom. Fallo scoppiare, l'amore che mi radi e voglia luca. Qua gioia che mi misi e voglia andare. Gesù, Gesù, te prego guarda sti guaglioni non già fanno più. Gesù, Gesù, Gesù. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Oh, la tristezza è sconfitta, la morte non c'è. Alleluia, 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 alleluia. Ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria, buon inizio di settimana. Lunedì 28 agosto, sono le 14:13 minuti e 19 secondi. Siamo, vi ricordo, anche in video diretta sulla nostra pagina Facebook, potete accedere direttamente e comodamente dal nostro sito radiomaria.it. In alto nell'home page trovate le varie icone dei social di Radio Maria, cliccate su Facebook e ci siete, perché settimane alterne proseguiamo con la lettura di questo bellissimo libro, intervista di padre Janko Bubalo a Bisca di Međugorje, Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Međugorje raccontate da Bisca. E quindi tra poco lo riapriamo. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Oggi è Sant'Agostino, che rappresenta un po' l'uomo inquieto che è alla ricerca di Dio. Sant'Agostino scrive nelle confessioni: ci hai fatti per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. Queste sono le celebri parole di Sant'Agostino, e con queste parole possiamo sintetizzare tutta la sua vita. Ci hai fatti per te, inquieto il nostro cuore finché non riposa in te. Lui è un uomo davvero inquieto, Agostino, sempre in ricerca. Nasce nell'Africa romana il 13 novembre 354 e viene educato dalla mamma, quella mamma santa Monica, nella fede cristiana. Ma quando cresce si allontana perché non trova le risposte alle sue domande, a quello che sente nel cuore, quindi viene attirato da altri tipi di proposte. Entra nel gruppo dei manichei e si dedica con impegno ai suoi studi. Non rinuncia al divertimento, quello proprio spensierato, agli spettacoli del tempo, conosce l'amore intenso e intraprende una brillante carriera di maestro di retorica che lo porta fino alla corte imperiale di Milano. Proprio qui prende l'abitudine di seguire le prediche del vescovo Ambrogio e ne rimane affascinato. A poco si fa strada in lui la certezza che in Gesù Cristo il suo lungo e tormentato cammino interiore troverà una meta. E accadde proprio così, perché a 32 anni Agostino viene battezzato da Ambrogio. Siamo nel 387, il 24 di aprile, e poi decide di tornare in Africa con gli amici, con l'idea di praticare una vita comune, di tipo monastico, al servizio di Dio. Agostino desidera una vita tranquilla, fatta di studio e di preghiera, e invece Dio lo chiama ad essere vescovo a Ippona, e lui si lascia inquietare dal Signore, non si stanca di evangelizzare con tutto il coraggio che ha,
senza timore. Predica più volte la settimana ai suoi fedeli, sostiene gli orfani, i poveri, cura la formazione del clero, l'organizzazione di monasteri femminili e maschili. A Dio Agostino si affida ogni giorno fino all'estremo della sua vita. Colpito dalla febbre, chiede di trascrivere a grandi caratteri i salmi penitenziali e li fa appendere alla parete, in modo che dal suo letto possa leggerli, piangendo ininterrottamente. Agostino muore il 28 agosto del 430, quando ancora non ha compiuto 76 anni. Allora, a questo punto noi a settimane alterne riapriamo questo bellissimo documento, intervista di Padre Bubalo a Visca, mille incontri con la Madonna. Siamo a pagina 72, capitolo 16, titolato molto interessante, ma insomma qui dentro non c'è una pagina che non sia interessante, titolato L'ora dell'apparizione. Quindi c'è Padre Janko che riprende a raffica le sue domande. Padre Janko, dunque, Visca, tu e io lo sappiamo, lo sanno anche gli... mi sono scordata una cosa importante. Allora, mi sono dimenticata di ricordarvi il numero, perché da questo momento vi leggo dalla regia in tempo reale su WhatsApp, tramite messaggi, non le chiamate vocali, solo i messaggi, di modo che tutto quello che volete chiedere, approfondire, ma anche i vostri pensieri, riflessioni, provocazioni, potete scrivercele. Quindi il numero di WhatsApp per comunicare immediatamente con noi è 031 610 610, sia per la diretta telefono che per messaggio su WhatsApp, perché poi voglio sentire anche cosa pensate della parte che stiamo per leggere adesso. Dicevamo, capitolo 16, l'ora dell'apparizione. Riprende padre Janko. Visca, tu e io lo sappiamo, ma lo sanno anche gli altri, a che ora vi appariva ordinariamente la Madonna e quando vi appare adesso. Parliamone ancora un po', perché è certo che ancora non tutti lo sanno. Prima di tutto dimmi, a che ora vi appariva la Madonna di solito? Visca, vuoi dire dall'inizio fino adesso? Sì, proprio dall'inizio delle apparizioni fino ad oggi. Ah beh, padre, questo lo sappiamo tutti. Di solito la Madonna ci appariva dalle 18 alle 18:30. Bene, d'estate e d'inverno questo? Sì, sia d'estate che d'inverno. Tuttavia, per quello che ne so io, dice padre Bubalo, non è sempre stato così, vero? No, non proprio sempre, però mi sembra quasi sempre. Poche volte ci è apparsa in altre ore, come ad esempio quando ci ha fatto vedere il paradiso e l'inferno. Ah sì, allora vi è apparsa in un altro orario, Visca? Sì. Quella volta ci è apparsa all'incirca alle 3 del pomeriggio. Ma anche qualche altra volta? Sì, anche quando ci è apparsa più volte in uno stesso giorno. In questi giorni l'apparizione principale era intorno alle 6, ma l'altra in orari differenti. Ho capito. E puoi ricordarti di qualche altra occasione del genere? Sì. Se andavamo al podbordo di notte, allora la Madonna ci appariva più tardi.
Va bene, Visca, allora con te è stato così, ma con gli altri? Ah, con loro è stato diverso. A quelli che erano a scuola, lontano, appariva in un altro orario. Se andavano a scuola di pomeriggio, l'apparizione di solito avveniva la mattina, verso le 9. Se andavano di mattina a scuola, la Madonna appariva la sera. Così, come si mettevano d'accordo tra loro. Beh, questa è una cosa interessante, Visca. La Madonna pensa veramente a tutto. Oh sì, nessuno può immaginare, nemmeno immaginare, quanto è buona la Madonna, come protegge e ci capisce. Visca, solo non so se voi la contraccambiate allo stesso modo. Beh, potremmo fare anche meglio, sai padre, questo certamente. Ma anche noi siamo portati dalla vita di qua e di là, quindi dovremmo tuttavia raccoglierci di più, questo sì. Visca, il proposito è buono, ma che non rimanga solo un proposito. Spero di no. Aiutaci anche tu, padre. Almeno aiuta me in questo. Adesso procediamo a pagina 74 col capitolo 17 e tratta la durata delle singole apparizioni. Anche questo molto interessante. Riparte padre Ianco con la domanda. Visca, tutti sappiamo che le apparizioni della Madonna non hanno la stessa durata di tempo. Lo sappiamo bene soprattutto noi che abbiamo partecipato ad alcune di esse. Sì, sì, è così, padre, ma con questo cosa vuoi sapere? Beh, tu sai meglio di me questo. Vorrei che tu, Visca, lo spiegassi un po'. Prima di tutto dici, perché succede così? Ma veramente io non lo so, potrebbe dirtelo solo la Madonna. Io so solo che all'inizio si tratteneva di più che ultimamente. E come mai? Ma forse perché aveva molte più cose da dirci, sia a noi che al popolo. Adesso non si mette a ripeterci sempre le stesse cose. Ho capito. Senti, Visca, ho letto su un tuo quaderno che la Madonna in un'occasione si è fermata per ben 45 minuti. Beh, se lo hai letto vuol dire che è stato così. Sì, Visca, mi è chiaro quello che ho letto, ma non capisco che cosa avete fatto tu e lei insieme per così tanto tempo. E che ti posso dire, padre? Presta poco quando è successo questo fatto, dimmi. Guarda, Visca, circa nella prima metà di dicembre dell'anno 1981. Allora era presente con voi anche un certo giovane che suonava la chitarra, come tu stessa hai annotato, cantava e pregava. Ecco, vedi padre, vedi cosa abbiamo fatto, pregato, cantato, suonato. Ed è chiaro che abbiamo anche parlato con la Madonna, caro padre. È quando tu parli con la mamma e il tempo vola, passa presto. Ho capito, ma quel giovane che cosa ha fatto in tutto quel tempo? Quello che facevamo noi, solo che lui non sentiva la nostra conversazione con la Madonna. È uno che si è dimostrato molto interessato. Ma tu ti ricordi di questo giovane? Ma credo che fosse... Aspetta una... Sì, era un nostro ragazzo, Mitkovici. Mi è venuto in mente adesso. Dai, andiamo avanti, padre. Aspetta, Visca, mi sembra che tu abbia saltato qualcosa. Però dimmi come lui si è trovato tra di voi in quell'occasione. Si è trovato come tutti gli altri, padre. È venuto almeno una ventina di volte a piedi qui a Medjugorje. Ed era presente con voi durante quelle apparizioni? E certo, altrimenti perché veniva? Una volta è accaduto anche a lui qualcosa di insolito. Una volta durante l'apparizione, la Madonna lo ha baciato. Lo ha baciato, Visca, davvero?
Ma certo. E come lo sai tu? E come avrei fatto a non saperlo se l'ho visto? Lo abbiamo visto tutti. Tutti chi? Tutti i veggenti che erano allora lì. E poi? E poi cosa, padre? Gli abbiamo detto tutto. Quando è finita l'apparizione e basta. Ma lui vi ha creduto? Certo che ci ha creduto. Lo si notava anche dal suo aspetto. Era emozionato, tanto. Ha quasi cominciato a piangere dalla commozione. Bene, Visca, credo di sapere adesso di chi si tratta. Forse lo conosci, padre, perché ho visto che qualche volta hai parlato con lui. Sì, sì, una volta lui mi ha raccontato tutto, Visca, così. Durante un'apparizione a un tratto mi ha detto che si è sentito attraversare come da una fiammata e poi ha sentito un'ondata di freddo, tanto da sudare. E tutto ciò gli è sembrato in qualche modo strano, ma nonostante questo si sentiva contento. Ah, sì, sì, soprattutto quando gli abbiamo detto che la Madonna lo ha baciato. Vero, dice che allora si è sentito proprio beato. Padre, come non sentirsi così? Ci sono stati anche altri fatti del genere, però andiamo avanti. Va bene, ma sono contento che ci siamo ricordati anche di questo fatto. Adesso mi interessa sapere se a ciascuno di voi la Madonna è apparsa per così lungo tempo, 45 minuti. No, questo non lo so e non l'ho mai chiesto. Visca, però tu sai comunque qualcosa, eh? Potrei dire qualcosa anch'io, ma è meglio se parli tu. Va bene. Sì, so che la Madonna è stata con Miriana per l'ultima volta la sera di Natale 1982 per più di 45 minuti. Così ha detto Miriana. Questo è anche comprensibile, dato che loro due si sono allora separate. E sai, in occasione di un addio ci sono tante cose da dire. Vero, vedi Visca che tu sai tante cose, per ora basta. Quindi c'è stato un periodo in cui la Madonna vi appariva più a lungo. Io mi ricordo di una sera, Visca, verso la fine del mese di maggio di quest'anno, quindi l'anno era il 1983. Voi veggenti siete andati nella stanzetta per l'incontro con la Madonna e il sacerdote presente ha cominciato la recita del rosario. Ha terminato tutto il rosario, anche le litanie e anche i sette Padre Nostro, no? Pater Ave Gloria, come voi di solito fate davanti al popolo alla fine di ogni apparizione. Però poi nessuno di voi usciva ancora dalla stanza, nessuno sapeva cos'era successo, mentre i veggenti per tutto questo tempo hanno parlato con la Madonna. Così hanno riferito quando sono usciti. E la stessa cosa è stata riferita da quelli che stavano con loro. Padre, cosa si poteva fare? La Madonna voleva così. E noi non l'avremmo interrotta neanche se avesse voluto rimanere tutto il giorno con noi. Sì, questo lo capisco, Visca, però è strano questo. La Madonna ha parlato tanto tempo con voi e voi non sapevate o non volevate riferirci nulla al riguardo. Ho capito, padre, ma che cosa potevamo dirvi noi se la Madonna ci aveva detto di non riferire? Cioè la Madonna vi ha detto di non raccontare niente? Non lo so. Perché io quella volta stavo male, non ero con gli altri. Ho capito, ma anche il giorno seguente l'apparizione è durata più di mezz'ora. Poi ancora alcune sere, è durata per 20 minuti e più, mentre per noi è rimasto tutto segreto. E che cosa ci vuoi fare, padre? Questo è successo quando la Madonna ha cessato di raccontare la propria vita. Sai che questo è durato 4-5 mesi. In quel tempo non parlava d'altro.
e nessuno poteva farle domande, parlava della propria vita. Sai com'è? Poi, finito quel periodo, hanno conversato a lungo. Ho capito, però a noi non hanno detto niente. Beh, questo fatto era interessante anche per voi, come una sorpresa. Beh, Visca, intanto a noi era chiaro che la Madonna era veramente presente e che stava compiendo la sua missione. Oh padre, presto sarà ancora più chiaro per tutti. Lo spero tanto anch'io, Visca. Allora, io ho colto un attimo l'occasione, visto che il direttore Padre Livio è ancora qui in sede e lui ha avuto questa grande grazia, adesso ci racconterà anche lui, di partecipare ad una, diciamo, apparizione un po' extra di Visca, lunghissima. E io ho chiesto se poteva dare la sua testimonianza gentilmente. Grazie, Padre Livio. Ecco, ho dovuto per forza cedere alle sollecitazioni di Roberta, no? Poi ho guardato il libro, ma guardi, la lunghezza delle apparizioni... la presenza posso durare anche 2 ore. So che, per esempio, quando Mari ha avuto il fratello che è stato operato a Rene negli Stati Uniti, l'operazione è durata 1 ora e mezza, e tutto il tempo dell'operazione la Madonna è apparsa e guardava i medici che facevano l'operazione all'ospedale. Questa me l'ha raccontata Maria, quindi però io in quei primi tempi, eravamo nel 1987 nell'estate, ho avuto questa, siccome era una domenica, c'era nessuno per le strade, non so per qual motivo, io mi sono, nella casa natale di Visca, con la paterna, mi sono infilato su nella stanzetta dove Visca aveva le apparizioni, dove c'erano tanti rosari, eccetera, e sono andato su per le scale, sono entrato dentro in una stanzetta e mi sono seduto, c'erano delle sedie, a pregare la statua della Madonna che era lì davanti. Erano circa le 4 e dopo qualche minuto è venuto, non so come ha fatto a sapere che era dentro, è venuto su, è entrata dentro, ha chiuso la porta a chiave, quindi sapeva già qualcosa, non lo so io, ha chiuso la porta a chiave, è importante dirlo perché, poi vi spiego perché, ha chiuso la porta a chiave e io l'ho detto, senti Visca, approfitto per dirti se possiamo dire un rosario insieme. Visca era appena, è stata operata di appendicite e camminava zoppicando.
e lei anche lei si è seduta e improvvisamente è apparsa la Madonna. Lei si è levata in piedi, ma non si è inginocchiata. Io sì, mi sono inginocchiato. Non si è inginocchiata perché la Madonna mi ha detto poi, le ha detto di stare in piedi perché era stata appena operata. E durante in tutto quel momento, che periodo lì, Visca ha parlato quasi sempre e ascoltava anche. E a un certo momento dall'apparizione si è sentito che lei, che Visca pregava il Padre Nostro e gloria al Padre, non pregano l'Ave Maria. E quello che mi ha colpito è che in tutto quel tempo si sentiva la voce di Visca che schiccolava, ma non si sentiva mai la sua, quel che diceva. E mentre quando ha detto il Padre Nostro e gloria al Padre si sentiva benissimo la sua voce, poi era scomparsa, è andata avanti ancora a parlare per molto tempo. E a un certo momento la sorella di Viscanna, non so per qual motivo, doveva entrare, ha cominciato a spingere la porta, la Madonna ha salutato e se n'è andata. Ecco, mi dispiace, ma mi sono così arrabbiato con Anna che non sapeva, che si domandava per quale motivo la porta fosse chiusa e spingeva. La Madonna salutata se n'è andata. Quanto è durata? 45 minuti, dalle 4 alle 5 meno un quarto. E, ovviamente io in quel periodo lì ho guardato molto bene Visca da vicino. E per lei, pensate, 45 minuti, io ero inginocchiato a lei, vicino a lei, in piedi, e in tutti i 45 minuti non mi ha guardato mai, è come se io non esistessi. E questo per dire che quando gli emergenti entrano nell'ambito dell'apparizione, tutto il mondo esterno è escluso completamente. E poi ovviamente ero curioso, alla fine dell'apparizione, e gli ho detto, ma scusa, ma cosa volete di parlare così tanto? e no, la Visca era molto seria e mi ha detto, la Madonna mi ha parlato della mia vita. Quindi posso sapere qualcosa anche io? Gli ho detto, te lo dirò dopo. Quel dopo sono arrivato adesso, ma ho sempre detto dopo, ma non mai, mai detto niente. Anzi, una volta un po' insistito, mi ha detto, ma vai, che ci sono i pellegrini, vai a tradurre, basta, mi ha mandato via. Però per me è stata una grande grazia, perché ho visto da vicino cos'è un'apparizione, è qualcosa di straordinario, cioè è qualcosa di soprannaturale. Ci sono anche i segni visibili, non senti la voce, loro non sentono nulla, sono impressionati per chi vede per la prima volta. Certo. Quindi sono nel Disney dei primati anch'io. Sì. 45 minuti. Ecco, scusatemi, ma la colpa è tutta di Roberta. No, grazie Padre Livio, questa è una testimonianza e ci voleva per chiudere bene questo capitolo. Grazie mille, grazie Padre Livio. Ecco, così avete visto, insomma, sapevo questo particolare che Padre Livio spesso racconta e volevo, per chi non lo conosceva, così sapete di questa volta, insomma, di quella volta che partecipò assistente all'apparizione di Visca da solo proprio, 45 minuti, insomma, è veramente una cosa straordinaria. E con questo chiudiamo, riprenderemo poi domani pomeriggio. Abbiamo visto proprio questa parte, era titolata La durata delle apparizioni. E domani chiuderemo con. Ah, sì. Esatto, vediamo il numero delle apparizioni. Che cosa? Sì, il numero delle apparizioni, anche questo è importante. Poi anche i luoghi delle apparizioni a Medjugorje. Ci fermiamo.
Bene, siamo pronti per la nostra animazione missionaria che non ha mai smesso giugno, luglio, agosto, e quindi figurati se adesso non riprendiamo con maggior vigore. Prima di passare alle ragazze che sono pronte davanti alle nostre clessidre e già stiamo sviluppando delle idee molto interessanti per settembre, poi vi spiegheremo. Volevo solo fare un pensiero, un ricordo a Gianluca e alla sua famiglia che hanno perso il loro papà, insomma, in questi giorni, quindi chiedevano giustamente se ricordate una preghiera, la facciamo tutti insieme, un abbraccio, che insomma è nato in cielo. Il regno dei cieli è simile a un granello piccolo, piccolo, che un giorno crescerà tra i suoi rami.